Siamo alla tredicesima giornata di campionato di seconda categoria Girone B. L'Atletico Pomarico sfida in casa il Calvello e ad arbitrare sarà il signor Rocco Iacovino. Inizia così il primo tempo, forse è un primo tempo un po' noioso per i primi 45 minuti, dove i pomaricani non brillano. Nel secondo tempo l'Atletico entra in campo più aggressivo con Fabio Montano e Gabriele Laterza che creano occasioni in area avversaria, però senza riuscire ad andare in rete. Al sesto minuto del secondo tempo Walter Schiavone segna la sua prima rete stagionale portando il Pomarico in vantaggio. I ritmi di gioco si abbassano dopo la rete fino all'entrata di Centonze che porta in campo tanta grinta e voglia di far bene. Infatti al quarantesimo sarà ancora Schiavone a portare in vantaggio il Pomarico e al quarantatreesimo Fabio Montano si rende pericolosissimo con un gran tiro dalla distanza che si stampa sulla traversa. Il pallone poi rimbalzerà fra i piedi di Schiavone che fornirà l'assist per Centonze, segnando così il gol del 3-0. La partita poi finirà con il risultato di 3-0 per i pomaricani. Vediamo ora le interviste. Sono insieme a Giuseppe Ciancia nell'Athletic Bungalow. Giuseppe, dici un po' com'è andata la partita e come hanno giocato anche un po' i tuoi compagni. Buonasera a tutti. Niente, la partita è iniziata un po' male, visto che non riuscivamo a segnare anche dopo molte occasioni create, soprattutto con Fabio e Gabriele, però dopo siamo riusciti a sbloccare la partita e alla fine che è terminato su 3-0 con doppietta di Walter e gol finale di Michele Centonze, è entrato insieme a me. Secondo te chi è stato il migliore oggi in campo? Ma sicuramente Fabio ha determinato molto la vittoria della squadra. Sì, infatti anche non segnando dà sempre Sì, una forte mano sui compagni, anche sul 3-0 ha preso la traversa. mettendoli anche in condizione di Sì, poter ha fatto realizzare. l'assist anche per il 2-0 di Walter. Va bene, Giuseppe, ti ringrazio e ti auguro un buon proseguimento di campionato. Sono nell'Athletic Bungalow insieme a Walter Schiavone. Oggi Walter ha fatto una bellissima prestazione segnando due gol e un assist. Raccontaci un po' com'è andata un po' la partita. È stata una partita difficile, devo dire la verità, non stiamo attraversando un buon momento perché non riusciamo a essere concreti sotto porta, non riusciamo a creare il gioco che vogliamo come facevamo un po' di tempo fa. Però fortunatamente anche per il calo fisico degli avversari poi siamo riusciti a essere più incisivi e dopo il primo gol abbiamo attaccato e insomma c'è stata poi una sola squadra in campo, anche se abbiamo rischiato in qualche frangente di subire anche un gol. Walter, chi vuoi ringraziare dei tuoi compagni, no, che ti ha aiutato, diciamo, maggiormente in questa partita? Ma io C'è qualcuno in sinceramente particolare? voglio ringraziare tutto l'ambiente atletico perché sono stato infortunato tanto tempo, loro mi hanno aspettato, mi hanno dato fiducia, mi facevano capire che ero importante per questo gruppo e quindi sono contento di essere tornato e di essere Beh, ancora decisivo in diciamo campo. che hai risposto bene anche perché oggi sei stato quello che forse ha brillato più di tutti in questa partita. Infatti sei stato l'autore del primo gol e anche del secondo. Sì, è stato Diciamo il hai primo gol, è dato. stato un caso, cioè è stato un caso fortuito perché la palla ha avuto un gioco strano e me la sono ritrovata davanti alla porta, però fortunatamente quel gol poi ha sbloccato la squadra e siamo riusciti a portare a casa i 3 punti. Va bene, ti ringrazio Grazie Walter e ci sentiamo nei prossimi aggiornamenti.